Ciao a tutti e benvenuti alla presentazione di Tenerife, la programmazione che già da oggi troverete caricata nella maggior parte dei casi fino ad aprile 2024. Raggiungere Tenerife, naturalmente con Babb, come sempre sapete, sarà molto facile, sempre flessibile e dinamico grazie al in particolare low cost, che prevede comunque una buonissima copertura da tutta Italia con partenze plurisettimanali, in alcuni casi anche quasi giornaliere. La programmazione di Tenerife, come sempre, si concentrerà soprattutto, anzi esclusivamente, nella parte sud, quindi tra La Caleta, Costa d'Ege e Playa de las Americas, che sono comunque le zone più richieste in assoluto e dove si concentra il mercato, diciamo quello perlomeno più, passatemi tra virgolette, massivo. Quindi andiamo a vedere un pochino più nel dettaglio però questa programmazione. Naturalmente abbiamo riconfermato quelli che sono i grandi bestseller e i prodotti che non potevamo non avere da programmazione. Mi riferisco soprattutto all'Ovima Santa Maria a Costa d'Ege e l'Ovima Jardín Caleta a La Caleta. Due strutture che, nonostante siano solo 3 stelle, garantiscono qualità dei servizi molto, molto più alta in realtà rispetto alla categoria ufficiale e comunque la stessa catena Ovima è garanzia di un'attenta gestione e questo ha fatto sì che in tutti gli anni non appunto i clienti rimanessero assolutamente soddisfatti, grazie anche poi tra l'altro al buon rapporto qualità-prezzo. Uno al Santa Maria a Costa d'Ege, praticamente in pieno centro, a 2 passi da Playa de Fañabé. Jardín Caleta invece a La Caleta, località sicuramente più tranquilla, in una posizione panoramica rispetto a Playa del Ramal, spiaggia dal particolare colore nero che ricorda sempre l'origine vulcanica di quest'isola, tra l'altro da segnalare anche per il mondo degli sportivi, in quanto sorge proprio praticamente alle spalle di uno dei più grandi centri sportivi più importanti dell'isola e all'interno stesso della struttura pensate che ci sono proprio dei corner, per esempio nel buffet, dedicati all'alimentazione sportiva, quindi con una particolare attenzione. Tra le novità, invece, spostandoci nella zona e rimanendo nella zona di Costa d'Ege, abbiamo sicuramente della catena GF, del quale conoscete già, per esempio, il Fagnabè, che è uno degli hotel più storici sul mercato italiano e che comunque ritroverete da catalogo. Abbiamo voluto aggiungere quest'anno della stessa catena l'Isabel, un prodotto 4 stelle. Un prodotto family per antonomasia, con sistemazioni, pensate, le ville arrivano ad ospitare fino a 6 persone, quindi veramente anche le famiglie o i gruppetti di amici più numerosi possono soggiornarvi. Ha un sacco di servizi, tanti splash park, mini club, kids club, quindi ideali per i più piccoli. Siamo in centro a Costa d'Ege, a qualche centinaio di metri da Playa de Fañabé, quindi anche a livello di location molto interessante. Sempre fermandoci a Costa d'Ege e ci spostiamo questa volta praticamente in prima linea su Playa de Fañabé e in un prodotto che sicuramente molti di voi già conosceranno benissimo. Parlo dell'Os Olivos, un complesso di appartamenti negli anni passati molto noto sul generalismo italiano e poi diventato addirittura anche un mezzo club italiano, quindi
Assolutamente, anche in questo caso, più che avvezzo alla nostra clientela, è stato negli ultimissimi anni completamente riformato, rinnovato, con appartamenti e junior suite all'avanguardia, super confortevoli. Il bello del complesso poi sono queste grandi piscine, anche le aree comuni molto curate, i giardini molto curati, ma soprattutto la sua location, perché si trova praticamente di fronte a Playa de Fagnabè. Basterà attraversare la strada, il lungomare davanti che passa per accedere alla spiaggia, spiaggia dove si trovano numerosi beach club, uno dei quali incluso nel servizio tutto incluso dell'hotel, quindi i clienti in tutto incluso avranno anche il servizio spiaggia, quindi ombrelloni, lettini e anche la possibilità di consumare un pasto e delle bevande al bar del Beach Club Fagnabè, cosa davvero non di poco conto parlando di Spagna, dove solitamente appunto le spiagge sono pubbliche e quindi sempre a pagamento anche per i grandi resort tutto incluso. Ci spostiamo poi invece a Playa de las Americas, dove abbiamo naturalmente riconfermato un prodotto che avete stravenduto lo scorso anno, sicuramente un prodotto che abbia basic, semplice, che infatti abbiamo voluto inserire all'interno della nostra linea Essential, il Pyramides. Pyramides, appunto, un hotel semplice, sicuramente per una clientela giovane che cerca un tutto incluso di prezzo. A Playa de las Americas. Playa de las Americas sappiamo tutti essere un po' il centro più stravagante, più trasgressivo del divertimento di Tenerife. Quindi qui veramente i giovani troveranno un ambiente molto vivace e a dei prezzi tutto incluso davvero davvero spinti, quindi sicuramente da tenere d'occhio. È semplice, ma comunque voglio sottolineare il fatto che lo scorso anno all'interno delle sistemazioni sono state rinfrescate e soprattutto sono stati ristrutturati tutti i bagni e quindi si trova sicuramente un ambiente un pochino più fresco, più moderno e confortevole. Rimane comunque un prodotto basic, mi raccomando, soprattutto per giovani o per chi comunque voglia stare al centro di Las Americas e spendere con un budget piuttosto contenuto. Non mi resta quindi che ringraziarvi e alla prossima pillola.